Bentrovati amici, ma soprattutto amiche del Bike and Raft. Il video di oggi è un recap dei tre capitoli di maggio, che sono il 1114, il 1115 e il 1116. Farò questo esperimento una volta al mese, così riusciamo anche a tenere i fili ben legati assieme, non ci perdiamo. E il tema di oggi è estremamente legato al dottor Vegapunk, perché il filone che lega questi tre capitoli è il suo disastro mediatico. Perché parlo di disastro mediatico? Perché Vegapunk, dal punto di vista di marketing e di comunicazione, ha creato un casino incredibile. E ora ne parliamo insieme. Ma prima di cominciare, ricordo di lasciare un bel like, un commentino, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti al canale, o abbonatevi se volete supportare il mio lavoro. Io vi ringrazio, qualunque cosa voi facciate, l'importante è che facciate qualcosa. Partiamo dal disastro mediatico di Vegapunk, e in questo caso si riflette nella sua cattiva gestione della comunicazione, dove le aspettative del pubblico e la percezione della verità sono state veramente e gravemente compromesse. Analizzare questo caso ci offre l'opportunità di comprendere come la scienza della comunicazione e le tecniche di marketing potrebbero essere utilizzate per evitare simili catastrofi. In che veste lo faccio? Questo è stato il mio lavoro per più di 10 anni, salvo poi passare a raccontarvi sciocchezze su YouTube relative a One Piece. E quindi comunque qualcosa ne so, ecco, almeno posso dire, metto le mani avanti, so di cosa parlo. Partiamo da Vegapunk, che ha iniziato la sua presentazione creando un'attesa di 10 minuti. Non l'ha fatto volontariamente, è stato Shaka, di ah sì, dagli tempo di preparare, però qua è anche Oda, no? Che è stato bravo a metterci questo dettaglio. E durante questo periodo si mostra molto umano, prepara il caffè, si scotta la lingua, e questo comportamento, che apparentemente è banale, ha avuto un duplice effetto. Da un lato umanizza Vegapunk, facendo sembrare più accessibile questo genio scientifico. Dall'altro ha aumentato la tensione e l'anticipazione tra il pubblico, tant'è che noi stessi eravamo lì, dai, parla. Ecco, questo può essere visto come un tentativo di costruire un rapporto empatico con l'audience. Qua è più Oda che Vegapunk, perché Vegapunk, ripetiamo, non lo ha fatto consapevolmente, lui voleva partire subito, e Shaka, che è la logica, gli fa no, aspetta un attimo, dai tempo alle persone di svegliarsi, di prepararsi, di attivare i lumacofoni e tutto il resto, no? Ecco. Tuttavia, ecco, l'eccessiva durata dell'attesa ha anche rischiato di innervosire gli spettatori, come noi stessi, soprattutto quelli più impazienti o scettici, e questo già di partenza può compromettere l'efficacia dell'introduzione. Quando finalmente inizia a parlare, Vegapunk sceglie di colpire duro con una dichiarazione shock: il mondo affonderà. Partiamo dal finale, dice, no? Questa strategia, conosciuta come shock and awe, mira a catturare immediatamente l'attenzione e a creare un impatto emotivo potente. Tuttavia, questo tipo di approccio può anche polarizzare il pubblico. Gli scettici, che tendono a ridere di fronte a tali affermazioni estreme, possono diventare ancora più distanti, basti vedere la gente di Jaya, mentre il resto del mondo può reagire con panico o incredulità. E in questo caso l'effetto è stato di far temere il peggio, con alcuni che hanno immediatamente collegato la dichiarazione all'aumento recente del livello del mare di 1 metro, causando un panico diffuso. Vegapunk poi ha presentato dei fogli contenenti dati e analisi, tentando di apparire preparato e competente. Questo passo era cruciale per mantenere la sua credibilità. Tuttavia, la sua affermazione che il recente terremoto e l'innalzamento dei mari non erano fenomeni naturali ha mancato di prove concrete e verificabili, rendendo le sue dichiarazioni vulnerabili alle critiche. Mostrare dati senza un contesto chiaro e senza una spiegazione dettagliata può infatti sembrare un tentativo di manipolazione, piuttosto che una presentazione trasparente dei fatti. Successivamente, Vegapunk ha iniziato a parlare dei suoi peccati, confessando di aver sognato un'energia eterna e infinita per il bene dell'umanità, paragonandosi però a Icaro, che volò troppo vicino al sole. Questo momento di vulnerabilità, sebbene potenzialmente empatico, può essere percepito da alcuni come una strategia manipolativa per guadagnare simpatia.
Mostrarsi in difetto subito dopo aver annunciato una catastrofe può infatti diminuire la propria credibilità, soprattutto se non supportato da un chiaro percorso logico o da dati incontrovertibili. Poi cambia argomento. Vegapunk inizia a parlare del secolo vuoto e della necessità di decifrare i Poneglyph. Ha rivelato di aver letto alcuni di questi antichi testi e di aver scoperto un regno tecnologicamente avanzato. La violazione delle leggi del governo, che è giustificata come un tentativo di replicare l'energia antica di questo regno per il bene del mondo, è stata presentata come il suo secondo crimine. Tuttavia, questo repentino cambio di argomento, senza una chiara connessione logica con la parte precedente del discorso, può confondere il pubblico, diluendo il messaggio principale. Lui salta di palo in frasca in continuazione, facci caso, continua di qua, di là, di qua, di là. Prosegue il discorso, Vegapunk introduce la figura di Joy Boy, il primo pirata della storia, collegandolo al regno tecnologicamente avanzato del secolo vuoto. Ha descritto Joy Boy come un nemico del governo mondiale, sconfitto dai 20 regni alleati. Ci racconta di come quest'uomo aveva il potere di allungarsi come il dio Nika delle leggende di Elbaf, la terra dei giganti. Lui non sa perché fosse stato definito un pirata, ma ciò che ha scoperto era che questa persona, appunto, era il nemico dei 20 regni di allora, che apparteneva a questo regno super civilizzato, che aveva armi e tecnologie oggi irreplicabili anche per un genio come lui. Ma nonostante ciò, Joy Boy è stato sconfitto e questo ha segnato la fine del secolo vuoto. E qui il dottore si mette di nuovo in una posizione di svantaggio, proprio per sottolineare la propria fallibilità. Quasi si associa mentalmente a Joy Boy che ha fallito, no? La sua battaglia, sottolineando che nemmeno lui, il genio dei geni, ha saputo fare tanto, ha saputo raggiungere l'incredibile tecnologia di questo regno antico. Prosegue poi di nuovo il discorso passando a un'altra argomentazione. Parla della frammentazione del mondo in isole e dopo aver descritto la differenza tra le varie culture che sono rimaste chiuse per secoli, quindi rimanendo come delle piccole enclavi slegate l'una all'altra, ci dice che in realtà il mondo è così perché 800 anni fa ci fu un innalzamento dei mari di 200 metri, proprio durante il secolo vuoto, in cui visse Joy Boy, in cui c'erano questi 20 regni che erano nemici di Joy Boy, che poi lo hanno anche battuto perché effettivamente questi sono diventati il governo mondiale. E afferma che questo evento non può essere di cause naturali e suggerisce infine che sono state proprio queste armi antiche di questo regno perduto ad esserne la causa. Tuttavia, la mancanza di dati concreti e di prove rende queste affermazioni difficili da accettare perché alimentano il dubbio e lo scetticismo. Noi da osservatori onniscienti che conosciamo la storia di Chiroda, la seguiamo dal capitolo 1 e quindi comunque nel corso degli anni abbiamo avuto anche informazioni da diversi personaggi attendibili, sappiamo che quello che sta dicendo ha delle prove nel manga. Ma le persone del mondo in questo momento che dal nulla cominciano a sentirsi sta storia, anche dal genio più assoluto quale può essere Vegapunk, che si dice fallibile in più volte, è comprensibile che qualcuno possa essere scettico o non capire effettivamente ciò che sta dicendo. E il culmine del discorso di Vegapunk arriva qui, con finalmente la rivelazione del suo primo crimine. Perché lui ci ha detto, sì, io ho fatto due crimini, il secondo è stato leggere i Poneglyph e quindi violare la legge del governo, la prima è stata fare questa energia avvicinandomi troppo al sole come Icaro, però dice, ma perché è un crimine fare questa energia? Vegapunk spiega che qualcuno purtroppo ha rubato un frammento di questa fiamma e questa fiamma è stata utilizzata per distruggere il regno di Lulusia. Vegapunk suggerisce che questa potenza derivi necessariamente dalla sua energia, perché nulla al mondo può avere una tale potenza se non la sua Mother Flame o l'energia di 800 anni fa, che oggi non c'è più. E quindi paragona le conseguenze dell'inabissamento di 800 anni fa con l'innalzamento del mare di un metro attuale e del terremoto che lo ha preceduto. Ecco, nonostante queste affermazioni
sono basate poi su supposizioni logiche, perché in testa sua funziona tutto, mancano di nuovo le prove concrete che rendono la sua tesi invulnerabile alle critiche. In mancanza di dati verificabili, il pubblico potrebbe percepire queste dichiarazioni come infondate o esagerate. Successivamente, Vegapunk parla delle tre armi antiche di questo regno e del loro legame con Joy Boy, suggerendo che quest'ultimo potrebbe essere stato cattivo per aver preservato la memoria di queste armi. E dicendo, signori, chi sono gli unici oggi al mondo a sapere la verità? Sono i pirati di Roger, che hanno raggiunto poi l'ultima isola e hanno scoperto la verità. Questo lo aggiungiamo noi perché Vegapunk non lo ha detto. Il problema è che nei successivi 25 anni al raggiungimento di Laugh Tale, Roger e Churma hanno mantenuto il loro silenzio. Non hanno messo in discussione nulla, non hanno parlato di nulla, non hanno parlato con nessuno di ciò che hanno scoperto. Loro però sanno tutto, sanno della storia. Come Vegapunk sappia questo, non lo so. Vediamo però Rayleigh che insulta Vegapunk, sei brutto idiota, hai parlato troppo, devi lasciare che i giovani si divertano e scoprano da soli la verità. Non devi tu fare questo. Il nostro silenzio serviva per un motivo e tu, idiota, stai parlando e stai rovinando il nostro silenzio. E questo discorso che possiamo leggere tra le righe di Rayleigh evidenzia la mancanza di conoscenze concrete di Vegapunk. Come specchio di Rayleigh c'è Crocus che rimane in silenzio, solenne e pensieroso. Rayleigh è ubriaco, quindi nell'ebbrezza ci sta anche che esca poi il lato più aggressivo ma anche più scherzoso, e quindi si permette anche di insultare e di straparlare lui stesso. Crocus è lucido sulla sua poltroncina a scrutare il mondo, no? Lasciamo perdere poi teorie confermatissime su Crocus, ma lasciamo perdere in questo momento. E quindi nella sua sobrietà rimane perplesso e pensieroso. Sta guardando e osservando e ascoltando. E il suo silenzio è puntuale. Dice tutto nel suo silenzio. E questo confronto sottolinea la mancanza di credibilità di Vegapunk agli occhi dei suoi, chiamiamoli colleghi in questo caso, anche perché loro effettivamente ne sanno molto di più rispetto a lui, ed evidenzia ancora una volta quanto sia necessario avere prove concrete per supportare affermazioni straordinarie. Nel capitolo 1113 tutto era iniziato con Vegapunk che diceva che il pubblico non doveva giudicare i suoi carnefici in maniera negativa. Lui era morto. Se questo messaggio è partito, diceva, io sono morto. Perché? Perché diceva questo? Perché non aveva prove per dire se lui fosse buono o cattivo. Quel lui è Joy Boy. Ormai non ci sono più dubbi. Questa affermazione ha messo in evidenza l'incapacità di Vegapunk di prendere una posizione chiara, compromettendo ulteriormente la sua credibilità. Il punto chiave è che Vegapunk non ha capito se Joy Boy, che era dichiaratamente contro il governo mondiale, fosse nel giusto o nel torto. In testa sua, usare delle armi per distruggere il mondo è sbagliato, giustamente. Eppure chi ha nascosto la storia è il governo, mentre Joy Boy l'ha preservata sui Poneglyph. E quindi l'errore più grande di Vegapunk è stato dipingere Joy Boy come un pirata che ha salvato le armi, facendo sembrare il governo giusto nella sua decisione di cancellare il secolo vuoto. Se le armi sono il male, allora il governo aveva ragione a nasconderle. Tuttavia, la recente azione del governo, che ha causato l'innalzamento del mare di un metro, dimostra il contrario. Questo errore di percezione ha fatto sì che Vegapunk, nonostante rivelasse segreti nascosti per secoli, stia giocando inconsapevolmente a favore del governo. Infatti, agli occhi del mondo, Roger è visto come il male assoluto. Tutti odiano Roger, fuorché qualche pirata che effettivamente è consapevole della sua grandezza. E ora Vegapunk ha associato Roger a Joy Boy. E quindi, analizzando questo disastro comunicativo attraverso le lenti della comunicazione e del marketing, possiamo identificare diversi errori critici. Prima di tutto, la mancanza di un filo logico coerente e di una narrazione strutturata che ha confuso il pubblico. Saltare da un argomento all'altro senza connessioni chiare ha reso difficile seguire e comprendere il messaggio di Vegapunk. In secondo luogo, l'uso di dichiarazioni shock senza prove concrete ha compromesso la sua credibilità. Inoltre,
Invece di costruire un caso solido basato su dati verificabili, Vegapunk ha fatto affidamento su supposizioni e affermazioni drammatiche, alienando così una parte significativa del suo pubblico. Inoltre, la sua strategia di mostrare vulnerabilità e di confessare i suoi peccati può essere veramente percepita come manipolativa. Sebbene questo approccio possa funzionare in alcune situazioni per creare empatia, in questo contesto può anche avere l'effetto opposto, facendo sembrare Vegapunk debole e poco affidabile. Però abbiamo visto che almeno la gente che lo conosceva già, quelli di Baragimorico, non è colpa tua Vegapunk. Quindi comunque in qualche modo è riuscito nel suo intento. Tuttavia una comunicazione efficace richiede sempre un equilibrio tra trasparenza e autorità. Esagerare con la vulnerabilità può ridurre la percezione di competenza e autorevolezza. Dal punto di vista comunicativo invece Vegapunk ha fallito nel creare un messaggio chiaro e convincente. Un principio fondamentale del marketing è la chiarezza del messaggio. Il pubblico deve essere in grado di capire rapidamente e facilmente il punto centrale della comunicazione. Vegapunk invece ha sovraccaricato il suo discorso con dettagli confusi e cambiamenti di argomento, rendendo difficile seguire e comprendere il messaggio principale. Quello che ad oggi emerge è che Joy Boy era cattivo e che è colpa sua se il mondo è affondato. Quando lui diceva "non giudicatelo perché io non lo so". Un altro errore di comunicazione è stato il mancato utilizzo di storie e aneddoti per rendere il suo messaggio più convincente e memorabile. Ha utilizzato un videomessaggio, poteva banalmente mostrare prove di quello che dice. Magari lo farà nei prossimi capitoli, su questo ancora non posso dire nulla. Però finora ha mostrato solo e soltanto la sua bella faccia. E questo lo mette sempre in una posizione di egocentrismo assoluto. Lui sta semplicemente mostrandosi al mondo e sta flexando il proprio sapere, nonostante poi sia morto, proprio perché così il mondo lo ricordi come il genio che ha svelato la storia nascosta del mondo. Semplicemente la sua immagine in questo momento rimarrà incisa nella storia e nelle menti delle persone che stanno ascoltando. Se invece avesse mostrato, che ne so, il fondo marino con le città sommerse, se avesse mostrato la sua energia facendo vedere la fiamma al mondo, avesse mostrato qualcosa alle persone, avrebbe reso molto più tangibile quello che lui sta dicendo. E invece non lo fa. Inoltre Vegapunk ha sottovalutato l'importanza della coerenza visiva e del linguaggio del corpo nella comunicazione. Il modo in cui un messaggio viene presentato può avere un impatto significativo sulla sua ricezione. Mentre lui è statico, fermo, ogni tanto fa degli sguardi truci, cupi o sognanti guardando il cielo, ma queste presentazioni visive non sostengono la serietà o l'urgenza del suo messaggio. È una situazione di crisi, è cruciale che il relatore mostri sicurezza e controllo. E lui invece si fa vedere anche insicuro, o esita, si scusa, si butta in terra, si prostra, piange. Capite che dal punto di vista comunicazionale non è efficace al 100%. Infatti mi aspetto qualcosa che effettivamente alla fine del messaggio possa sconvolgere tutti e dare la giusta direzione. Altrimenti veramente il governo, nonostante il problema, ha vinto in questa situazione. Un'ultima cosa su cui secondo me Vegapunk ha fallito è aver ignorato l'importanza del feedback. Una comunicazione efficace non è un monologo, ma è un dialogo. Raccogliere feedback dal pubblico e adattare il messaggio anche in base a questo feedback è essenziale per garantire che il messaggio venga compreso correttamente. Le domande dal pubblico, non ho capito, me lo rispieghi, ma quindi qua è un monologo, perché ha sbagliato? Perché Vegapunk doveva fare questo messaggio quando ancora era vivo e invece ha atteso, lo ha registrato nella consapevolezza che prima o poi sarebbe morto. Probabilmente lui tentava in tutti i modi di recuperare ulteriori informazioni prima di parlare, però poi è morto e questo è il risultato. Si è isolato da tutti, ha fatto un messaggio asettico dove ha raccontato mezze verità, mezzi fatti e supposizioni potenzialmente pericolose per la verità vera del mondo e probabilmente non otterrà nulla dal suo messaggio, forse. E questo dimostra come una cattiva comunicazione possa trasformare una potenziale opportunità di informazione in una catastrofe. La mancanza di prove concrete, la struttura caotica del discorso, l'eccessiva drammatizzazione e la gestione inefficace delle emozioni del pubblico compromettono la credibilità di un discorso.
invece un approccio più strutturato, supportato da prove, fatti, immagini, un uso efficace delle storie, una presentazione visiva coerente e una gestione attenta delle reazioni del pubblico potevano migliorare significativamente il suo messaggio. E quindi Vegapunk nel suo disastro mediatico ci offre una lezione importante. Quando comunicate, soprattutto in situazioni di crisi, bisogna essere chiari, coerenti e credibili, altrimenti fate veramente un fiasco totale. Ora vediamo, nel 1117-18, quando finirà il discorso, se rimette in fila la storia, se aggiunge prove, dettagli, o semplicemente la sua comunicazione sarà fumosa e ci fregherà tutti dicendoci il nome del regno antico, cancellando dalla nostra testa tutto il resto. Perché io sfido chiunque di voi oggi a non essere deluso da quello che ci ha raccontato. Banalità, cose che già sapevamo, qualche appunto in più o accenno qualcosa di interessante. Ma di fatto ha messo Roger e Churma in una posizione ancora più scomoda e ha reso Joy Boy un criminale assoluto che distruggerà il mondo. Cioè, se il mondo sapesse che Poseidon è Shiraoshi, il mondo odierebbe gli uomini pesce ancora di più. Il punto è proprio questo. Vedremo come proseguirà questa faccenda. Io mi fermo qua, spero comunque che il video vi sia piaciuto, anche questo approccio di comunicazione e marketing non ho mai sperimentato nei miei video, non so se lo farò ancora, però magari vi è piaciuto e vi è anche utile per la vostra comunicazione. Lasciate un likeino o un dislikeino se non vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, abbonatevi, importate che mi aiutiate a crescere e a migliorare sempre. Io vi saluto, fate i bravi e divertitevi.